Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e nel video di oggi vi vorrei mostrare come realizzare questo chignon alto. Lo chignon alto secondo me è una delle acconciature più utilizzate anche da chi magari non sperimenta molto con capelli e acconciature, semplicemente perché è molto comodo, infatti ci permette di tenere i capelli lontani da viso, collo e spalle e in più ci permette di tenere i capelli in ordine con poco sforzo. A me però piace definirla un po' come un'acconciatura a trabocchetto perché sembra una di quelle per cui non ci vuole niente per realizzarle, ma in realtà è proprio una tipologia di acconciatura per cui secondo me la tecnica che ci sta dietro è fondamentale. Infatti non so se vi è mai capitato di provare a vedere delle foto di chignon alti belli, voluminosi, perfetti, provare poi a ricrearli su di voi e non ottenere lo stesso risultato. A me è successo tantissime volte e questo succede proprio perché bisogna conoscere la tecnica che ci sta dietro, che può essere anche una tecnica molto semplice e veloce, ma bisogna conoscerla, altrimenti la realizzazione risulta veramente difficile. Quindi oggi ho pensato di proporvi uno dei tantissimi metodi che si possono utilizzare per realizzare appunto questa tipologia di acconciatura, sperando di riuscire ad aiutarvi un pochino. E in particolare la tecnica che ho pensato di proporvi oggi serve per creare la tipologia di chignon alto che io preferisco, ovvero lo chignon alto spettinato ma al tempo stesso curato e carino. Prima di lasciarvi al video, come sempre vi ricordo, se vi va, di seguirmi anche su Instagram, dove vi racconto qualcosina in più su di me e dove riusciamo ad interagire anche un pochino di più attraverso le storie e i messaggi privati, e lì pubblico anche ispirazioni di acconciature sotto forma sia di foto che di video, quindi se vi va andate a seguirmi anche lì. E vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che carico un nuovo video. Io quindi spero tanto che questa acconciatura vi possa piacere e vi lascio al video. Comincio creando una divisione centrale nella parte davanti aiutandomi con un pettine, mentre nel retro creo una divisione leggermente obliqua e più avanti nel video capirete il perché di questo passaggio. E in questo modo arrivo quindi ad avere una sezione a destra e una a sinistra. Dopodiché raccolgo una delle due sezioni in un codino alto. In base all'effetto che volete ottenere potete decidere se pettinare bene la base, in modo tale da avere un effetto un po' più ordinato, oppure se lasciarla un pochino più spettinata. E come vedete porto i capelli man mano verso l'alto, in modo tale da posizionare il codino sulla sommità della testa, vicino alla riga. Uso quindi un elastico per legare questa sezione, ma all'ultimo giro dell'elastico faccio passare solo una parte di capelli in modo tale da creare questo cipollotto e lasciare libera invece la parte delle lunghezze e delle punte. E ripeto gli stessi passaggi anche dall'altro lato in modo tale da creare un secondo cipollotto. A questo punto quindi dovreste avere sulla parte sopra della testa due mini chignon e nel retro le lunghezze libere. Metto quindi indice e pollice nel buco di uno di questi due chignon e vado a prendere con le dita l'altro chignon che faccio passare attraverso questo buco e tiro quindi il mini chignon di sinistra verso destra e quello di destra verso sinistra. E come vedete si è formata questa forma di incrocio che è caratteristica di questo chignon. Vado quindi ad usare un paio di forcine per fissare i due chignon alla testa e la parte davanti è finita. Adesso mi dedico al retro. Come prima cosa pettino con le dita la parte del retro in modo tale da togliere la divisione centrale che si era formata e il passaggio che abbiamo fatto prima di dividere i capelli nel retro con una riga leggermente obliqua aiuta a facilitare questo passaggio, ovvero a nascondere più facilmente la riga. Se preferite potete anche fissare e unire i capelli con una forcina che potete andare semplicemente a nascondere sotto lo chignon. A questo punto mi dedico alla parte delle lunghezze. Prendo una delle due ciocche, la arrotolo su se stessa e la allargo leggermente. La porto poi verso l'altro lato della testa e la fisso con una forcina. E faccio la stessa cosa anche con l'altra ciocca, che vado quindi ad arrotolare su se stessa, la allargo per darle un pochino più di volume. La porto verso l'altro lato e prima di fissarla con la forcina la vado ad incastrare sotto all'altra ciocca. Come vedete io lascio di proposito libere le punte perché mi piace molto questo aspetto un po' spettinato, ma potete anche fissare le punte e personalizzare l'acconciatura come più vi piace. Potete poi anche allargare e spettinare un pochino di più lo chignon e se avete bisogno usate altre forcine per fissarlo. Io ho poi scelto di tirare fuori qualche ciocchetta sul davanti. E l'acconciatura è finita.
questo quindi è il metodo che ho pensato per realizzare questo scignon alto. Io spero tanto che questo video vi sarà in qualche modo utile e se vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere con un pollice in su o con un commento. E se proverete a ricreare questa acconciatura, se vi va, mandatemi pure qualche foto in direct su Instagram o taggatemi nelle vostre storie, che a me fa sempre tantissimo piacere vedere le vostre riproduzioni delle mie acconciature. E noi ci vediamo al prossimo video.